È iniziato il conto alla rovescia per la nazionale donne pista guidata dal commissario tecnico Dino Salvolti, che dal 18 al 22 febbraio disputerà i mondiali di specialità in Francia. Commissario tecnico, come è stato l'avvicinamento all'appuntamento iridato? Bene, diciamo che dopo l'ultima prova di Coppa del Mondo disputata a metà gennaio in Colombia abbiamo seguito un periodo di preparazione che è passato attraverso due raduni di allenamento su pista a Montichiari, un raduno di allenamento su strada nel centro di preparazione olimpica del CONI a Formia, e per quasi tutte le atlete del gruppo pista il Ladies Tour of Qatar e la partecipazione con Simona Frapporti a due gare internazionali Omnium. Il quartetto azzurro femminile già dalle ultime prove di Coppa del Mondo ha iniziato a raccogliere buoni risultati, nonostante sia cambiato il regolamento di gara. Quali sono le aspettative del quartetto alla rassegna iridata? Sì, è vero, fino a questo punto siamo andati anche oltre le nostre aspettative. E il campionato del mondo in questo biennio, quindi Parigi e poi quello del prossimo anno, assumono una doppia rilevanza, cioè oltre ad assegnare le maglie iridate, quindi il prestigio dell'evento, attribuiscono anche punti importanti in funzione di Rio, e quello insomma è il nostro obiettivo principale. Sarà molto difficile perché il regolamento di qualificazione è molto restrittivo, però insomma sono contento della posizione che occupiamo attualmente e cercheremo di mettere un altro mattoncino importante in funzione di quell'obiettivo. In breve, gli obiettivi della nazionale donne alla rassegna iridata. Sì, come detto, oltre al quartetto parteciperemo a due prove, diciamo, che sono la corsa punti e lo scratch, dove potremmo avere qualche ambizione di risultato, anche se rimaniamo umili e con i piedi per terra. E oltre a queste due gare parteciperemo all'inseguimento individuale, dove ci siamo qualificati con un atleta, e all'altra specialità olimpica, quella dell'Omnium, dove come per il quartetto siamo in lotta per ottenere un posto per Rio.